Buongiorno. E ringrazio voi per essere qui e ringrazio gli organizzatori per aver pensato alla mia modesta persona come moderatrice. Io di solito ho una fama opposta, cioè di non moderare proprio niente ma di aizzare gli animi, e ormai sono troppi anni che lo faccio per cambiare alla mia età, però vista la veste nella quale sono oggi farò uno sforzo. Lo sforzo è tanto più difficile perché stiamo parlando, ma anche tanto più dovuto, perché parliamo di un argomento che in sé divide. Oggi le questioni dell'ambiente sono diventate questioni dirimenti del modo di pensare delle persone, e di conseguenza sarà opportuno che tutti i partiti politici mettano al centro della propria agenda politica questo argomento. Questo argomento è, da una parte è molto forte la tutela dell'ambiente, dall'altra altrettanto forte, secondo il mio modesto parere, la tutela delle aziende, del lavoro, dei prodotti e dei lavoratori che a quei prodotti lavorano. Questo perché l'Europa vive una crisi che è fatta anche di crisi di produzione, di crisi di economia, e secondo me se c'è l'ultima cosa di cui noi abbiamo bisogno è di una condanna alla decrescita che non sia ragionata, che non sia programmata, che non sia frutto di scelte anche economicamente felici. Parliamo di questo oggi perché questo, organizzato da Fare Ambiente e che vede le sigle più importanti dei produttori di plastica, è un argomento al centro del dibattito. Non la voglio fare lunga, poi se lo riterrò opportuno e mi darete l'opportunità voi nel corso del dibattito, interverrò brevemente. Qui non è in gioco, secondo me, l'apocalisse e la salvezza del mondo. Noi non ci possiamo affidare a figure pure evocative, affascinanti, come la giovane Greta che da oggi è in giro per Roma e per l'Italia, che sarà ricevuta dalla Presidente di questa struttura, dal Presidente della Camera e dal Papa. È una testimonial rispettabile, può piacere o no, ma non può essere l'unico punto di vista, né, a mio modesto parere, può essere l'unico modo di rispondere alla crisi dell'inquinamento, al problema grave dell'inquinamento, che dopodomani, credo, ci sia un palco con una manifestazione organizzato dalla CGIL, gli strumenti, le strumentazioni elettroniche vengano alimentate da una dinamo con 128 biciclette e tutti a pedalare. Secondo me non è questa la soluzione, è un bel esempio folcloristico ma non è la soluzione. E allora il punto è, ed è per questo che è importante un dibattito come quello di oggi, si riesce a produrre una forma di tutela dell'ambiente che non soffra di estremismo? Si riesce a produrre una forma di tutela dell'ambiente che non sia, come si dice con termine brutto ma efficace, da talebani, talebana? Cioè noi riusciamo a pensare a preservare senza distruggere anzitutto posti di lavoro? Io mi sono trovata a fare questo dibattito a proposito del tabacco, che fa male, esattamente come la plastica negli oceani, non c'è dubbio. E però quanti italiani, quanti lavoratori italiani producono tabacco? E distruggere semplicemente la produzione di tabacco dopo che per decenni è stata incoraggiata e dopo che lo Stato italiano ci ha guadagnato una quantità di quattrini pari a 2/3, 3/4 dell'intero ricavato è senza senso. Bisogna trovare formule alternative, bisogna trovare nuove forme di produrre, nuovi modi di fare prodotti che non siano nocivi. Io a quelli che soffrono di catastrofismo ricordo sempre che se è vero che l'uomo ha accelerato la produzione di prodotti nocivi, è anche vero che la condizione dell'umanità 200 anni fa, 100 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa era
di qualità inferiore a quella di oggi, e cerco sempre di aver presente come e quanto si viveva nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, come e quanto si viveva nell'Italia tra le due guerre, come si viveva anche nel secondo dopoguerra. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che fino a prova contraria, almeno fino ad oggi, l'uomo, nel momento in cui è arrivato a produrre, si è reso conto quando produrre era fonte o possibilità di danno alla natura e a se stesso, e vi ha finora sempre posto rimedio. Sarà la mia una fiducia cieca nell'umanesimo, ma io non intendo abbandonare il criterio della responsabilità individuale e dello sviluppo, che non dimentichi mai che deve essere anche progresso. Finito questo fervorino, del quale sentivo strettamente il bisogno visto l'argomento di oggi, do la parola. Avrebbe dovuto aprire il professor Vincenzo, perché è il presidente nazionale di Fare Ambiente, arriva con un po' di ritardo perché è in una trasmissione televisiva di Rai 2, presumibilmente a parlare anche di questi argomenti di cui siamo qui a discutere oggi, e do invece, perché poi ci deve salutare per impegni istituzionali ed è stata così gentile da raggiungere comunque questo convegno, l'onorevole Elena Lucchini, che è della Lega e che fa parte della Commissione Ambiente e Territorio, Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, appunto Ambiente. Prego Elena. Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio fare un saluto ai presenti, ringraziare Giovanna Maglio per la sua introduzione, insomma, che ci ha fatto capire anche, direi in poche parole, in maniera esaustiva, quello che è il concetto generale del convegno di oggi. Saluto e ringrazio anche l'associazione Fare Ambiente, il professor Pepe che ci raggiungerà più tardi per l'invito. Io purtroppo dovrò essere concisa e particolarmente breve perché, come è stato appena detto, mi aspettano i lavori d'aula, una conferenza stampa, e quindi dovrò essere abbastanza veloce e quindi abbastanza concisa. Allora, vorrei partire innanzitutto dal concetto di Europa. L'Europa, che è sempre stata, diciamo, centrale su quelle che sono le tematiche di natura ambientale, le tematiche relative allo sviluppo sostenibile. Ecco, l'auspicio è quello che si continui in questo senso, che l'Europa continui ad essere centrale in merito a queste argomentazioni. Io tra l'altro avevo sottolineato questa cosa anche nel mio intervento in dichiarazione di voto alla Camera dei Deputati in merito alla mozione di maggioranza sui cambiamenti climatici, proprio giusto 2 settimane fa, e ho voluto accostare all'Europa il termine di quella della civiltà. Non ho detto questo termine per caso e non voleva ridursi al semplice significato della parola, ma volevo dire qualcosa in più come concetto, ovvero che l'Europa ha sempre affrontato i grandi temi, i grandi argomenti in maniera oculata, in maniera profonda, con una certa riflessione, e questo sicuramente si riconduce alla nostra storia, alla nostra origine, che ha portato chiaramente ad un progresso culturale che ci permette di affrontare, anche valutando quelle che saranno le conseguenze di ogni nostra singola azione, sia nel breve termine sia a lungo termine, quindi anche in un'ottica futura. Ecco, purtroppo non tutti valutano in questa maniera, quindi faccio riferimento ai paesi in via di sviluppo, paesi come l'Africa, paesi come il Sud America, come l'Asia, che tendenzialmente purtroppo antepongono spesso e volentieri quelle che sono le esigenze di natura economica, piuttosto che valutare in maniera profonda quelle che potrebbero essere le conseguenze sull'habitat, sull'ecosistema, sull'ambiente, e di conseguenza anche su loro stessi, ma anche noi stessi, perché poi quando si parla di ambiente e parliamo del mondo, è tutto chiaramente collegato, dall'aria che respiriamo all'acqua, ai mari. L'acqua che scorre attraverso le correnti raggiunge i nostri mari, il mar Mediterraneo, l'Europa, e quindi trascina con sé anche prodotti, rifiuti di vario genere, materiali di ogni tipo, e trascina con sé anche la plastica. Oggi ritroviamo grandi quantità di plastica nei mari, e faccio riferimento chiaramente anche al nostro continente, all'Europa, ma poi non ci rendiamo conto che solo lo 0,5%, più o meno questi sono i dati che ci vengono dati, della plastica che viene utilizzata in Europa finisce nel mare. Quindi la stragrande maggioranza non è plastica che noi abbiamo prodotto in Europa, ma che arriva da altre
zone del mondo. Ecco, quindi siamo arrivati al punto della plastica, che è il tema centrale di questo convegno, e io quando penso alla plastica penso al riuso, penso al riciclo, penso al tema dell'economia circolare. Ecco, questo credo che sia il tema focale, il tema centrale di tutto quanto. In realtà sono due paroline che messe insieme hanno un certo impatto da un punto di vista mediatico sulla società, sull'opinione pubblica, hanno una certa rilevanza, però di fatto non sono mai state concretamente attuate. Oggi in realtà parliamo ancora, oggigiorno, di economia lineare, parliamo di un ciclo dei rifiuti che in realtà non c'è. E così tendenzialmente cosa si fa? Anche a livello di istituzioni, e tanti in realtà tendono a demonizzare un determinato prodotto, un determinato materiale, in questo caso la plastica, e demonizzare un intero settore, in questo caso l'industria della plastica. Perché? Perché questo è molto più facile, trovare un capro espiatorio, dire che un qualcosa non va bene, perché questo ha un impatto importante sulla società, sull'opinione pubblica, immediato, e ti permette di acquisire subito un consenso. Adesso tra un mese e mezzo ci saranno le elezioni in Europa, è uscita da poco questa direttiva e sicuramente questo avrà un impatto sulla società pubblica che vuole sentire parlare oggigiorno di temi ambientali, di tutela ambientale. Ecco, però in realtà bisogna ricordare che la plastica ha avuto un ruolo strategico importante nella vita dell'umanità. Sicuramente è nata le prime forme di formule di plastica nell'Ottocento, possiamo dire che ha avuto un'origine dagli anni 30, quindi dello scorso secolo, e parliamo di un materiale che oggi viene utilizzato per qualsiasi cosa, ha avuto veramente un impatto importante nella nostra società, perché innanzitutto parliamo di un materiale resistente, leggero, facilmente lavorabile, è utilizzabile anche perché è facilmente poi economico, quindi insomma una serie di caratteristiche che lo rendono unico. E quindi insomma ha avuto questa espansione su larga scala. E poi negli ultimi anni sono nate le bioplastiche, per ovviare al tema appunto della plastica, perché qualcuno aveva cominciato a demonizzare, sono nate le bioplastiche, ma ci rendiamo conto che le bioplastiche hanno già cominciato a portare a delle seconde problematiche. Si è cominciato a parlare del tema del land grabbing. Oggi, se possiamo pensare anche in un'ottica futura, nel momento in cui possiamo presupporre dovesse essere messa al bando la plastica e quindi dare un impatto importante al tema delle bioplastiche, quindi cominciare a produrre su larga scala le bioplastiche, dovremmo pensare che magari non solo lo 0,% dei terreni che vengono destinati alla produzione delle bioplastiche aumenterebbe drasticamente e quindi prenderebbe gran parte degli ettari di terreno che oggi sono destinati al fabbisogno alimentare. E quindi si porrebbe un altro potenziale secondo problema, quello del requisire, diciamo, terreni da parte di multinazionali, da parte di industrie, e quindi utilizzare questi terreni per la produzione delle bioplastiche, ma ridurre drasticamente i terreni che oggi vengono utilizzati a scopo alimentare e per andare incontro a quello che è il fabbisogno alimentare nel mondo, quindi per la popolazione mondiale. E quindi ci rendiamo conto che insomma, passando da un materiale e l'altro, si può presupporre che possano nascere sempre potenziali problematiche. Detto questo, a questo punto io posso dire che forse questa non è la strada giusta. La strada giusta era quella della quale stavo parlando prima, quindi dare piena attuazione all'economia circolare, al riuso, al riciclo delle plastiche e di tutti i materiali. Chiaro ed ovvio che per arrivare a questo però si deve anche imparare a fare sinergia, cominciare a fare cooperazione tra tutti, tra associazioni ambientaliste, tra istituzioni e tra anche le stesse industrie della plastica, le stesse attività produttive che fanno questo quotidianamente, perché se non cominciamo a cooperare tutti insieme difficilmente riusciremo ad arrivare ad un buon esito di questa situazione. Quando parlo di riciclo parlo anche del fatto che dovremmo cogliere questa opportunità, aprire magari ad un nuovo mercato, ad aprire magari un nuovo indotto. Questo potrebbe portare anche a nuovi posti di lavoro. Insomma, perché non porre l'Italia e porre l'Europa in maniera importante di fronte a questo futuro? Perché io credo che questo sia il futuro. Poi certo, di pari passo, oltre a questo tema, c'è anche il tema dell'educazione ambientale. Le due cose devono chiaramente andare in parallelo.
l'educazione ambientale, soprattutto riferita ai più giovani. Ai più giovani, quindi, l'idea di portare l'educazione ambientale nelle scuole, tra i più piccoli. Questo potrebbe portare anche ad una platea molto più vasta, perché sappiamo che quando i bambini poi acquisiscono una nuova conoscenza a scuola, normalmente la portano a casa e possono anche fare in modo di trasmettere questa conoscenza ai genitori. Quindi, insomma, ci sarebbe anche un contesto molto più ampio al quale trasmettere questa informazione. Ecco, quindi dal mio punto di vista, e concludo appunto dicendo, sono queste le due strade: assolutamente dare piena attuazione all'economia circolare e quella dell'educazione ambientale. Grazie. Grazie ad Elena Lucchini, e sentiamo, cominciamo a sentire che cosa hanno da dire i rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni che insieme a Fare Ambiente hanno voluto questo convegno come momento di apertura di una fase di dialogo che deve portare a una concertazione. Guai se così non fosse, se non fosse possibile quel tipo di cooperazione che l'onorevole Lucchini ha appena delineato come unica via d'uscita. Cominciamo a dare la parola a Marco Omboni, presidente della Federazione della Gomma Plastica. Prego. Grazie. Grazie a Giovanna Maglie, grazie all'onorevole Lucchini, grazie chiaramente a Fare Ambiente per questa opportunità che ci viene data di presentare, vabbè, quella che forse modestamente abbiamo chiamato una via italiana alla sostenibilità per le stoviglie monouso. Però ecco, prima ancora forse di parlare di una parte propositiva, è il caso di cercare di, come dice anche il titolo del convegno, di fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo in materia di normativa che regola o dovrebbe regolare il mondo delle plastiche monouso, perché effettivamente chiarezza ce n'è molto poca in questo momento. E io lo faccio in qualità di presidente di Promo. Promo è un gruppo interno a Federazione Gomma Plastica che raccoglie i principali produttori italiani di stoviglie monouso in plastica. Io lo dico a voi, prego di non dirlo troppo in giro perché ci tengo alla mia incolumità. In questo periodo dire che si fa questo lavoro sporco è veramente molto 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 rischioso. E dicevo, principali produttori italiani di stoviglie monouso in plastica, e quindi vuol dire anche principali produttori europei di stoviglie monouso in plastica, perché effettivamente ad oggi oltre il 50% delle stoviglie monouso in plastica che girano in Europa sono fatte in Italia. Allora, il punto di partenza che vorrei prendere è questa famosa direttiva europea cosiddetta SUP, che è una direttiva che dovrebbe ridurre la dispersione nell'ambiente di alcuni prodotti monouso in plastica, e quindi chiaramente vorrebbe fare qualcosa a favore dell'ambiente, cioè chiaramente i principi ispiratori sono assolutamente positivi. Poi però questa direttiva si fonda su alcuni presupposti e muove da alcune logiche che sono assolutamente, e consentitemi anche oggettivamente, criticabili. Noi abbiamo evidentemente portato le nostre ragioni, che poi sono un po' le ragioni di tutto il mondo della produzione di packaging monouso plastico italiano, anche in Europa. Queste ragioni sono state magari nemmeno ascoltate, poco recepite. Tant'è che alla fine la direttiva è diventata, diciamo così, ormai ufficiale grazie a un voto massivo di maggioranza del Parlamento europeo. 560 europarlamentari hanno votato a favore di questa norma, molti italiani anche evidentemente, 35 hanno votato contro, 28 si sono astenuti. E a questo punto consentitemi di rompere, se c'è un protocollo lo rompiamo, perché io vorrei ringraziare una delle poche persone che hanno levato una voce contro appunto questa norma, che alla fine è una norma che attacca l'industria italiana, è qui in sala e in prima fila, è l'onorevole Gardini. Grazie. Presupposti sbagliati. Beh, questo è un presupposto che la stessa Commissione europea nei suoi lavori preparatori ha messo nero su bianco. È stato forse già citato, ovvero il fatto che è una ricerca fatta dalle università tedesche pubblicata negli Stati Uniti, è una ricerca che dice, ma ce ne sono anche altre, che oltre il 90%
dei rifiuti plastici che girano per i mari e per gli oceani, quindi è questo il tema che la direttiva andava a colpire, oltre il 90% vengono da soli 10 fiumi e questi 10 fiumi sono tutti extra europei. A questo aggiungiamo un aspetto che può sembrare stupido, ma probabilmente stupido non è. In Europa i sistemi di raccolta ci sono, tanto più in Italia, che è oggi, magari qualcuno lo dirà anche meglio di me e giro la testa verso il Presidente Ciotti, c'è un'eccellenza per quanto riguarda il riciclo delle plastiche. Le plastiche che vengono disperse, e quelle monouso in primis in Italia, sono disperse soprattutto per una questione di maleducazione e di cattivi comportamenti. Ebbene, ora mi dite per cortesia, quando il consumatore ha in mano uno di questi tre prodotti, come sono tutti e tre monouso, come è in grado di riconoscere, di percepire quale di questi tre può essere, o forse in teoria potrebbe essere, buttato nell'ambiente e quale no? Di questi tre prodotti ce n'è uno in plastica, uno in bioplastica e uno in cartoncino politenato. Sono tre prodotti monouso e noi riteniamo che tutti e tre abbiano dei problemi legati, parole dell'onorevole Lucchini, alla educazione e maleducazione della gente, e su questo torneremo poi. Altro aspetto, dicevo, noi siamo leader in Europa per la produzione di questi prodotti. Sto parlando di stoviglie monouso in plastica, cioè i prodotti che sono al cuore della direttiva, perché la direttiva dice tante cose, fra queste articolo 5 dice che alcune categorie di prodotti vanno messe al bando. Fra questi prodotti ci sono due elementi fondamentali della stoviglieria monouso, quindi in buona sostanza stoviglieria monouso, piatti, bicchieri posate, eccetera eccetera. Al bando vanno messi, secondo la direttiva, i piatti e le posate, non i bicchieri, che in realtà sono i più diffusi, e credo che chiunque di noi passeggi sulla spiaggia in genere, se trova qualcosa trova dei bicchieri più che delle posate, dei piatti, ma tant'è. Comunque, in buona sostanza, queste due categorie di prodotto corrispondono allo 0,6% della plastica che annualmente viene immessa sul mercato, trasformata in prodotti di vario genere. Quindi evidentemente stiamo parlando di una piccolissima quota su cui altrettanto evidentemente si è accanita o si sta accanendo questa direttiva. Di più, le nostre aziende, lo dico di nuovo, sono leader nella produzione di stoviglie monouso in plastica, ma non fanno solo stoviglie monouso in plastica. Le nostre aziende usano già, direi da tempi non sospetti, materiali alternativi, ad esempio le bioplastiche. Sono credo 20 anni che alcune delle nostre aziende sperimentano e utilizzano e hanno introdotto in gamma prodotti in bioplastica, ma poi abbiamo anche, oltretutto le nostre aziende hanno anche un'attività espansiva verso l'estero, quindi abbiamo acquisito attività all'estero che magari fanno polpa di cellulosa, fanno prodotti in polpa di cellulosa, in cartoncino, quindi i materiali li conosciamo più o meno tutti, conosciamo il mercato e quindi abbiamo tutti i titoli per dire che questa è una cosa che sta succedendo, ovvero la buona parte dei prodotti alternativi, soprattutto quelli in polpa di cellulosa, ai prodotti in plastica vengono dall'estremo oriente. Questo significa che sostituiamo delle produzioni europee e italiane soprattutto con produzioni che vengono per lo più dall'estremo oriente, dove magari una certificazione di compostabilità piuttosto che una certificazione di idoneità al contatto alimentare non si nega a nessuno. Effettivamente ci sono dei flussi di importazione che non sono poi così controllati. Altro aspetto, lo dicevo prima, questa direttiva si fonda su una specie di statistica di quali sono gli oggetti, i prodotti in plastica più frequentemente trovati su alcune spiagge europee. Dicevamo che i piatti sono fra i prodotti banditi, però a me risulta che i piatti non siano fra le prime 10 items, fra i primi 10 articoli che sono ritrovati. Ci sono i bicchieri, ma i bicchieri non sono banditi. Misteri di chi appunto ha scritto queste norme. Ancora, e questo forse è uno degli aspetti più critici e controversi, in realtà se parliamo di sostenibilità strettamente ambientale, la realtà è anche un po' diversa da come può sembrare, perché noi abbiamo fatto fare degli studi debitamente asseverati, un LCA dei prodotti in plastica, dei prodotti monouso e di altri prodotti, sempre monouso e materiali alternativi, e da questo studio risulta che
vero che il prodotto riutilizzabile in vetro e in ceramica è il prodotto che ha un impatto ambientale inferiore a tutti gli altri, lo diamo abbastanza per scontato, ma poi fra tutti i prodotti monouso non è che i prodotti in plastica, in questa schifosa plastica tradizionale, siano quelli più impattanti, anzi, ad esempio i prodotti in polpa di cellulosa, di cui parlo e poi vedrete anche perché insisto su questo, a oggi, allo stato attuale delle tecnologie, questi prodotti in polpa di cellulosa hanno un impatto ambientale molto superiore a quello delle plastiche tradizionali. Devo fare un po' di chiarezza, quindi se mi gira la diapositiva, cerco di ricordare alcuni punti che caratterizzano questa famosa direttiva. Allora, abbiamo detto, la direttiva prevede il bando per alcune categorie di prodotti monouso entro due anni dal momento in cui la direttiva va in essere. La direttiva non è ancora effettivamente essa, non è ancora scritta sulla, chiamiamola, Gazzetta Ufficiale Europea, lo sarà verso maggio di quest'anno, quindi a maggio del 2021 per quanto riguarda il bando ci siamo. Poi ci sono delle categorie di prodotto per cui sono previste delle limitazioni, ma di questo magari parleranno i colleghi che più direttamente sono coinvolti in questo tipo di limitazioni. Dicevo che nei bandi non sono compresi i bicchieri. E dico anche, poi magari il dottor Vassari a sua volta dirà qualcosa di più in questo senso, che questa direttiva, come tutte le cose scritte non benissimo, necessita di qualche interpretazione. Oggi l'interpretazione prevalente, dalle definizioni che la direttiva dà, l'interpretazione prevalente dice che dentro ci sono anche i prodotti bioplastica, addirittura qualcuno ritiene che ci sono dentro i bicchieri, come quello che vi ho fatto vedere prima, in cartoncino ricoperto da un piccolissimo strato di plastica. Perché è curioso, questa è carta con un piccolissimo strato di plastica, però questo bicchiere, se non avesse quel piccolissimo strato di questa schifosissima plastica, non servirebbe a un tubo, a dimostrazione di quanto la plastica possa essere utile. Una cosa che è certa è che se questa direttiva, se, e forse dovrei dire quando, ma preferisco dire ancora se questa direttiva entrerà in vigore fra due anni o quando sarà in Italia, porterà, visti i tempi così ridotti, un colpo che crediamo sia mortale a un sistema di industrie che dicevo essere leader in Europa, che concretamente corrisponde a circa 3.000 dipendenti diretti, che possono essere pochi o tanti, ma ricordiamoci che si è giustamente sollevata molto clamore sul fatto che, ad esempio, è un'azienda, io sono di Verona, penso a un'azienda che fa Pandora e la Melegatti di Verona, c'erano un centinaio di dipendenti, diciamo così, in difficoltà, perché questa azienda, forse spero non avete sentito parlare, era appunto in difficoltà, se ne è parlato per giorni e giorni di più su giornali, mezzi di comunicazione, eccetera, eccetera. Chiaro, i pandori sono più belli dei bicchieri di plastica, però parliamo di 100 dipendenti contro un settore da 3.000 persone che fa quasi o circa 1 miliardo di euro di fatturato. Ad aggiungere confusione invece che chiarezza ci sono poi, e passo dall'ambito europeo all'ambito nazionale, tutto questo proliferare di... smetto di stare gobbo, sto un po' dritto, di stare, di questo proliferare di norme, di editti, non saprei come chiamarli, che vengono fatti a livello delle amministrazioni locali. Ad esempio, recentissimo, quello fatto proprio dalla città di Trapani, che vieta proprio Ike e Nunc la possibilità di utilizzare, non solo di utilizzare stoviglie monouso in plastica, ma anche di poterle commercializzare, e questa evidentemente è una forzatura incredibile di quella che è la stessa direttiva. Poi ogni comune inventa un po' la sua, la data un po', e questo aggiunge confusione a confusione. Spiace oltretutto vedere che queste cose accadano soprattutto, ahimè, in Sicilia, quando la Sicilia è una delle regioni dove sono situate alcuni dei principali produttori di stoviglie monouso in plastica, e B, a oggi, è una delle principali regioni utilizzatrici di stoviglie monouso in plastica. Ancora una volta si cerca di eliminare un problema, e vedremo come questo problema verrà in qualche modo risolto. La parte propositiva. Allora, noi come produttori di stoviglie monouso siamo convinti che servano alcune cose, e che queste cose possono comporre proprio quella che dicevo essere, poter essere una via italiana alla sostenibilità del prodotto.
tema dell'educazione civica abbiamo capito che è importante. Beh, noi dobbiamo fare la nostra parte in questa attività di educazione, diciamo così, al buon comportamento. Questo è un impegno che è certamente anche nostro, che tutto sommato non distingue materiali. Dobbiamo poi impegnarci su tutta una serie, adesso non vorrei tediarvi troppo su questi aspetti perché magari possono essere un po' tecnici, però sicuramente alzo le mani, anche noi abbiamo le nostre colpe su come sono state gestite le cose negli anni passati, anche se tanto che come promo facciamo un certo tipo di battaglia di comunicazione e di informazione, vuol dire i prodotti forse potevano essere fatti meglio, si potevano fare delle cose che grazie a Dio e grazie anche a questa spinta che stiamo subendo, non lo nego, stiamo cominciando assolutamente a fare. Non dimentichiamo poi che i nostri prodotti sono monouso, ma in realtà possono anche essere riutilizzabili e l'eventuale riutilizzo abbatte fortemente e ulteriormente quel famoso impatto ambientale di prodotto. Quindi noi siamo anche pronti a scrivere sulle nostre confezioni: questo prodotto è monouso sì, ma comunque riutilizzalo e vedrai che male non fai. Per noi quindi il problema non è tanto in questo momento sostenere commercialmente il nostro mercato e i nostri prodotti, perché fino ad oggi hanno avuto un grande successo, ma effettivamente fare in modo che i nostri prodotti siano utilizzati nel modo debito. Di più, le nostre aziende cominciano ad avere dal loro interno delle figure che si chiamano LCA Experts, cioè delle figure che sono fatte apposta per lavorare sul processo, sul prodotto, per far sì che i nostri prodotti siano fatti sempre meglio e in modo sempre più sostenibile. Ma ancora, questi forse sono gli aspetti più importanti, noi dobbiamo e vogliamo impegnarci. È chiaro che questo non può essere un impegno solo nostro, ma un impegno di filiera, affinché i nostri prodotti siano sempre più riciclati, perché sono riciclabili, ma sono poco, troppo poco ad oggi riciclati. Quindi mi rivolgo ancora al presidente di Corepla, che comunque sta già facendo tantissimo in questa direzione, poi credo me ne parlerà un po', affinché queste percentuali di riciclamenti, non solo perché ce lo chiede l'Europa. E ancora, e siamo già pronti anche a questo, noi siamo già pronti ad utilizzare plastica riciclata nei nostri impianti, tecnicamente non è una cosa molto difficile, è una cosa che comunque siamo già pronti a fare. Ultimo, ma certamente non meno importante, ancora una volta le nostre aziende utilizzano già bioplastiche e siamo pronti entro il 2023 ad aumentare assolutamente le quote di prodotti, di materiali bioplastici, soprattutto se di produzione italiana e sostenibili, possiamo inserire nelle nostre produzioni. Io ho citato il 2023 non a caso. E vi ho presentato una proposta che non è un sogno, perché tutto sommato questa proposta esiste già e si chiama articolo 1,802 della legge di bilancio che è stata approvata nel dicembre di quest'anno da questo governo, perché all'interno di quel comma che è lungo e che vi risparmio, ma che in questo momento ma che vi invito a leggere, c'è comunque disegnata appunto questa via, questo percorso alla sostenibilità, che è un po' un doppio binario nell'utilizzo di plastiche tradizionali sempre più riciclate, che utilizzano sempre più appunto, i materiali sempre più riciclati, e dall'altra parte una crescita delle quote di utilizzo di bioplastiche che siano evidentemente sostenibili e possibilmente italiane. Chiudo quindi con un auspicio, se posso, anzi forse più di uno. Il primo è l'auspicio che tutta la filiera si impegni all'applicazione di una via logica e sostenibile, realmente sostenibile, nell'utilizzo di prodotti monouso, di plastica o di altro materiale che siano, perché il monouso, ci piaccia o no, caratterizza comunque i consumi moderni e in certe occasioni è non utile ma addirittura insostituibile. Il secondo auspicio, e qui mi rivolgo a chi ci governa, è che a quel famoso articolo 1,802 venga dato un seguito, vengano riempiti, grazie anche appunto al lavoro della filiera del mondo del riciclo, di contenuti quelle righe della Gazzetta Ufficiale, e che ci sia un intervento, se possibile anche del governo, a sostenere quelle che sono tre eccellenze italiane: la produzione e la trasformazione della plastica, l'industria del riciclo e anche la
direi nascente, ormai non si può più definire, industria delle bioplastiche nazionali, che magari oggi ha effettivamente ancora qualche limite di applicazione, ma che probabilmente ha delle grosse possibilità per il futuro. Grazie. Non si può dire che questo intervento non abbia, come si dice, messo i piedi nel piatto, nel senso che vengono fuori tutte le contraddizioni, tutti i problemi, anche angoscianti, di prospettiva futura, di produzione, di scelte economiche, di necessità, che era poi la cosa sulla quale stavo riflettendo da giorni, da quando ho accettato con piacere di moderare questo dibattito. La necessità di conciliare le esigenze ambientali, le esigenze di preservare la natura e l'ambiente con le esigenze dello sviluppo e dell'impiego, perché qui altrimenti con grande facilità si rischia di spazzar via realtà economiche straordinariamente importanti, e ringrazio per essere stato così chiaro ed esplicito, persino brutale, come è necessario essere, Marco Boni, nel dare la parola a Antonello Ciotti, presidente di Corepla, che è stato abbondantemente evocato come responsabile della struttura che si occupa di riciclare, recuperare, raccogliere questi materiali. Io devo darvi 10 minuti di tempo, altrimenti stiamo qui fino a stasera e il Senato gentilmente a una certa ora ci caccia. Prego. Bene, grazie. Volevo dare subito un punto di riflessione a Giovanna, perché quando diciamo facciamo chiarezza su questa direttiva, questa direttiva è stata scritta di corsa, approvata di corsissima, e ha dei buchi che sono francamente difficilmente comprensibili. Ad esempio, le bottiglie di plastica non sono bandite, perché è il prodotto più riciclato in Europa ad oggi. Nel 2025 si richiede che si raggiunga il 77% di riciclo, in Italia siamo già oggi oltre il 60%, e poi c'è questa clausola un po' divertente, perché dice entro il 2025 dovranno essere prodotte con un minimo del 25% di plastica riciclata. Ora c'è stata solo una piccola mancanza, che si sono dimenticati di dire che questa plastica riciclata deve venire dall'Europa, perché se la plastica riciclata non viene dall'Europa, ecco che l'Europa diventa il contenitore finale di tutti i ricicli fatti in Asia, per cui una legge che dovrebbe spingere il settore del riciclo in Europa in realtà lo affossa, perché dà degli obiettivi estremamente forti nel 2025, per cui gli industriali europei dovrebbero attivarsi già da ora, però lascia la porta aperta a quei settori est Europa che hanno dei costi di raccolta e di riciclo con delle qualità sicuramente inferiori alle nostre, non comparabili, per cui qui c'è da divertirsi. Per andare avanti? Verde questo. Bene. Allora, andiamo velocemente sulla mia presentazione, che volevo far vedere quello che si fa, perché quando si parla del sistema Italia ci dimentichiamo che un sistema industriale del riciclo già esiste, con circa 6.000 addetti, e abbiamo creato un indotto che dal 1997, quando c'è stata l'approvazione del primo decreto Ronchi, si è sviluppata con dei traguardi che sono stati sempre raggiunti. Il primo punto, sempre tornando alla produzione, l'Italia è il secondo produttore europeo trasformatore di materie plastiche, per cui ogni azione nel campo della plastica va a incidere nel settore produttivo nazionale. Questo è il quadro europeo, è un quadro molto complesso, perché vengono prodotti 17 milioni di tonnellate di imballaggi, ne vengono riciclati solo 7, Corepla si occupa unicamente del riciclo degli imballaggi, per cui c'è un grande settore che è al di fuori della nostra competenza, però noi come Corepla ci comportiamo abbastanza bene. Questo è il motivo per cui c'è stata questa grande diffusione degli imballaggi per alimenti. Perché sono tutti in plastica? E anche qui dobbiamo togliere l'aspetto ideologico e andare all'aspetto tecnico. Gli imballaggi di plastica, quando parliamo di sostenibilità, sono generalmente, quando vengono raccolti e riciclati, sono quegli imballaggi che hanno il minor costo economico e il minor costo di sostenibilità. Se misuriamo come emissione di CO2, un film di 7
grammi da prolunga la vita media del parmigiano reggiano fino a 50 giorni. Per cui, ma di che cosa parliamo? Questa slide successiva, ecco, fa vedere l'emissione di CO2 relativa all'imballaggio rispetto all'emissione del prodotto confezionato che si perderebbe qualora non si usasse l'imballaggio di plastica. C'è una bella ricerca fatta da un istituto britannico che dimostra come la differenza tra i cosiddetti supermercati plastic free e quelli che usano l'imballaggio in plastica sia un 23% di prodotto che viene perso. Allora dobbiamo anche in questo caso chiarirci quali sono gli obiettivi. Se l'obiettivo è raggiungere la sostenibilità globale, la possibilità di perdere del prodotto è estremamente importante. Ultima cosa, poi sicuramente il vicepresidente Fortuna ne parlerà, quando si sostituisce una bottiglia di plastica con una di vetro si aumenta il trasporto di oltre il 30%, perché per trasportare un camion di bottiglie di plastica è equivalente a 30 camion di bottiglie di vetro, perché la plastica viene soffiata sulla fonte e il vetro non può essere soffiato. Tutte queste sono considerazioni che vanno tenute conto. Un altro punto fondamentale, domani viene Greta, spero che ne parli, l'emissione annua per ogni cittadino europeo è di 9,7 tonnellate di CO2. Gli imballaggi di plastica sono solo 0,3% di queste emissioni. Allora, possibile che tutta la direttiva europea, si focalizza solo sul monouso, quando noi abbiamo fatto le sperimentazioni non abbiamo trovato tutti questi quantitativi nei mari europei. Va bene. Veniamo a Corepla, perché dobbiamo descrivere quello che noi facciamo nel frattempo. Il nostro motto è tutti sempre ovunque, perché ricicliamo tutta la plastica in tutta Italia, in qualunque periodo. Una crescita fondamentale e esponenziale, siamo partiti con meno di 2 kg per abitante anno di raccolta e riciclo, l'anno scorso abbiamo superato i 20 kg, per cui da 2 a 20 kg in meno di 20 anni. È una mappa che parla da sola, ci sono regioni estremamente virtuose come il Veneto con 24 kg, ma altre regioni come Lombardia e la Campania. La Campania, ricordiamoci di Napoli, delle crisi dei rifiuti a Napoli, si dimostra in questo caso che quando le amministrazioni e i cittadini collaborano si possono raggiungere dei risultati importanti. Stessa quota di recupero annuo. Corepla, come funziona? Perché questo è molto importante. Quando noi andiamo a fare la raccolta, o i comuni fanno la raccolta, si effettua un primo passaggio. Tutti questi sacchi gialli, come siamo a Milano, a Roma un po' meno, arrivano in dei centri di selezione e qui avviene un primo fatto. Questi sacchi vengono pesati e il comune che ha fatto la raccolta differenziata viene compensato. La compensazione durante il 2018 ha raggiunto 350 milioni che vengono dati ai comuni per sostenere la raccolta differenziata. Per cui il sistema italiano è un sistema di EPR, Extended Producer Responsibility, in cui il comune è un beneficiario netto. 350 milioni l'anno tornano al sistema plastica. Poi questa plastica va selezionata perché le famiglie, la plastica è fatta da varie famiglie, molto litigiose, vanno tenute separate il PET da altri prodotti e questa attività di selezione costa 150 milioni. Poi la parte della plastica che non ha valore una volta selezionata va nel recupero energetico che viene fatto nei termovalorizzatori o nei cementifici. Questo è un qualcosa che costa, perché siccome non ci sono abbastanza impianti di termovalorizzazione si spende quasi 50 milioni di euro all'anno. Tutto quello che ha valore viene venduto con delle aste pubbliche in modo che siano estremamente trasparenti e i ricavati per noi sono circa 100 milioni l'anno. Il costo di Corepla è molto limitato, sono circa, quest'anno l'abbiamo ridotto a 10 euro a tonnellata di quello che trattiamo. La differenza tra tutte le spese comuni, selezionatori, waste to energy
e i ricavi viene compensata da questo CAC, termine bruttissimo, il contributo ambientale CONAI, che è in crescita anno dopo anno. Perché? Perché più si raccoglie, più è necessario compensare i comuni, più ci sono spese da sostenere per la riciclabilità. Ma che cosa si ricicla effettivamente? Il prodotto che più si ricicla è il PET, le bottiglie di plastica. Ogni bottiglia che si recupera ha un valore perché è già venduta. Le nostre aste del PET sono vendute ogni mese e mi fa un po' fatica accettare che un convegno come il nostro sul tavolo ci siano delle brocche e non delle bottiglie di PET che sono molto più sostenibili. Pensa a me. Va bene. Poi dopo ci sono altri prodotti, c'è una quantità di prodotto che però viene raccolto e non avviato a riciclo, quello spicchio giallo. Su questo punto noi come Corepla abbiamo iniziato a investire pesantemente perché il nostro scopo è di diventare catalizzatore nell'industria italiana per far sì che questi prodotti non riciclati possano essere riciclabili. E questo è il nostro obiettivo, tramite l'eco design, cioè far disegnare già gli imballaggi affinché possano essere riciclati, e tramite un aumento selettivo del CAC, per cui chi produce imballaggi non riciclabili paga in qualche modo di più. Progetto Revending, e questo è quello che mi sta particolarmente a cuore. Abbiamo lanciato a Parma un progetto Revending in base al quale nelle macchine del caffè vengono forniti i bicchierini, ma i bicchierini sono raccolti in opportuni sacchi verdi che poi vengono raccolti separatamente e riciclati, in modo da poter chiudere, cioè bisogna assolutamente della collaborazione del cittadino, del consumatore, che questo bicchiere che viene in qualche modo utilizzato venga raccolto, riciclato per fare nuovi bicchieri. Chiudo l'ultima slide, un confronto con l'Europa, e vado velocissimo, si sono nei 10 minuti. La percentuale di riciclo degli imballaggi in Italia è superiore alla media europea, supera il target europeo di un bel 5% e non è lontano da quello della Germania, che pensate a un sistema di deposito delle bottiglie non uso, la cui implementazione è costata 2 miliardi di euro, perché quando uno prende una bottiglia a Düsseldorf, la beve in treno, arriva a Berlino e vuole il suo deposito, c'è un sistema piuttosto complesso che va implementato. Il problema grande è nella slide sotto. La percentuale di recupero dell'imballaggio in plastica in Italia è sì superiore alla media europea, ma è di gran lunga inferiore a quella della Germania, perché non ci sono abbastanza impianti di riciclo, di termovalorizzazione. Se grandi città come Roma, come Palermo, come Napoli raggiungessero le quantità di recupero di Milano o di Venezia, avremmo dei problemi perché non ci sono impianti nelle regioni per poterli riciclare. Per cui concludo dicendo che noi come Corepla stiamo facendo la nostra parte, le attività di ricerca sono estremamente importanti e abbiamo però bisogno della collaborazione di tutta la filiera, ma anche del mondo politico, che ci deve aiutare a chiarire come poter implementare questa SUP, questa Single Use Plastic Direttiva, che è arrivata dall'Europa senza una approfondita valutazione. Grazie. Devo interrompere, sia pur per poco, questi interventi del mondo delle imprese e delle associazioni, perché abbiamo presenti dei deputati che devono tornare urgentemente in aula, e quindi per un saluto, d'altronde qui il Parlamento ci deve dare delle indicazioni e delle opinioni, per un saluto do la parola all'onorevole Mattia Mor e all'onorevole Diego Sozzani. Mattia Mor, Commissione Attività Produttive, e poi Diego Sozzani. Prego, onorevole. Grazie dello spazio, grazie soprattutto dell'invito e di quello che ci avete raccontato adesso, è stato molto interessante. Vorrei poter rimanere di più, ma purtroppo c'è oggi la giornata abbastanza compressa e quindi ci richiamano molto velocemente in aula. È un grande interesse per me, e quindi a nome del Partito Democratico, poter partecipare, poter ascoltare, non solo ora, anzi auspico
che ci sia un dialogo che da qui possa cominciare nei prossimi mesi, perché il Partito Democratico è un partito che ha grandissimo interesse chiaramente alla questione ambientale e l'ha messa al centro del proprio programma. Io stesso a livello personale la sento molto mia, ma da imprenditore, da membro della Commissione Attività Produttive, il mondo delle aziende e dei posti di lavoro è la centralità, diciamo, della mia e della nostra azione politica, per cui è fondamentale capire come mettere insieme, come giustamente avete indicato, quella che è l'attenzione all'ambiente, quella che è invece il pragmatismo per mantenere posti di lavoro, per mantenere un settore che in Italia è così centrale e produce così valore. Quindi è stato per me assolutamente interessante capire quali sono i punti deboli che voi avete sottolineato di questa normativa, e da qui in avanti nell'implementazione posso dirvi che auspichiamo che voi vogliate venire a trovarci anche in Commissione Attività Produttiva attraverso delle audizioni che verranno cominciate per poter capire come poter implementare nel modo migliore la direttiva adesso, una volta che poi arrivi anche a livello di aula parlamentare. Da questo punto di vista non c'è alcun tipo di pregiudizio da parte del Partito Democratico nei confronti di quelle che saranno le attività del governo, con il quale appunto su moltissimi temi siamo in fase di scontro e di confronto, ovviamente come deve essere, però diciamo su un tema così importante come quello dell'ambiente e dei posti di lavoro è necessario che vi sia anche una unione di intenti e di vedute laddove questo sia possibile. E su questo, come ha sottolineato prima la collega della Lega, ritengo sia fondamentale l'esempio che stiamo facendo è l'importanza dell'Europa su tematiche di questo tipo. Noi siamo fortemente convinti in quello che è il lavoro che l'Europa può fare, sia nelle grandi battaglie che dobbiamo affrontare in questo secolo, quindi in cui la battaglia ambientale è indubbiamente una delle prime, insieme alla battaglia legata alle nuove tecnologie, legata a quella che è i nuovi lavori e alla difesa dei posti di lavoro, per cui siamo i primi a capire quanto determinate cose vadano affrontate con delicatezza a livello europeo e poi dopo quando vengono portate a livello italiano. Ecco, dal mio punto di vista, senza voler poter dare delle soluzioni, perché noi politici dobbiamo ascoltare ed essere a disposizione, quindi io posso soltanto darvi la nostra massima disponibilità ad ascoltarvi attraverso i canali istituzionali, attraverso, fate pure riferimento a me come persona nella Commissione Attività Produttive del Partito Democratico per la Camera dei Deputati, oltre con la collega Braga per l'ambiente che non è potuta venire, quindi siamo a vostra disposizione. Grazie. L'onorevole Diego Sozzani, che è della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, prego. Grazie dell'invito, anche da parte mia. Io sono rappresentante di Forza Italia, ho questa responsabilità nell'ambito della Commissione Trasporti, ma essendo un ingegnere ambientale ho una sensibilità dal punto di vista professionale rispetto agli argomenti che sono stati toccati. È chiaro che dopo l'intervento del Presidente del CONAI, che chiude con un appello ai politici, questo è quanto mai necessario, perché ogni giorno noi alla Camera, come pure penso al Senato, ci troviamo a combattere contro delle assurdità legislative che in un'Italia che occorre delegiferare invece continuiamo a essere ridondanti con le leggi, anche leggi di tipo assurdo, cioè come in questa iniziativa. Dopo la battaglia che la eurodeputata Gardini ha condotto a livello europeo, è stata forse colei che ha cercato di far capire quali erano gli elementi di una direttiva europea distorta, sbagliata, fatta in modo, come è stato da voi esattamente raccontato, in un modo assolutamente assurdo. Evidentemente questo non è stato possibile, ma oggi con la cosiddetta sensibilità ambientale, perché poi oggi si parla di ecosensibilità, sensibilità ambientale, tutti questi paroloni grandi così che fanno probabilmente belli dal punto di vista elettorale, non si sa poi qual è il contenuto successivo e soprattutto quali sono le ricadute sul mondo produttivo e soprattutto sul mondo della vita di ciascuno di noi. Quindi attenzione all'essere ridondanti rispetto a questa tematica dell'ambientalismo così diffuso se poi non c'è un'applicazione concreta successiva, e quindi lo si dimostra, perché io arrivo da Novara. Novara ero
presidente della provincia, quindi conosco molto bene le realtà del riciclo, perché la mia provincia aveva superato il 70% del riciclo, ma arrivo anche da una terra dove hanno inventato il cosiddetto Mater B, quindi le plastiche, le bioplastiche, che sono applicabili per il momento in un settore, in un campo, non in tutti i settori dell'applicazione quotidiana. È chiaro che se non si conosce qual è il mondo e qual è lo stato dell'arte, e a fronte dell'ambientalismo ridondante, come dicevo prima, si fanno delle leggi o si vogliono anticipare delle leggi, perché qui quando escono le direttive è tipico della nostra nazione o attuarle o attuarle in ritardo. In questo caso ci sono delle notizie che ci preoccupano, qui sta l'intervento della politica di voler anticipare delle direttive senza tenere conto quali sono i tempi del momento delle nostre aziende rispetto a questo tipo di direttive. Cosa succede? L'ha detto bene il presidente del CONAI, che qualora ci fossero dei tempi così ristretti, avete visto qual è stata la polemica sulla Cina in questo periodo, noi dovremmo andare in Cina a comprare tutti i prodotti che servono per applicare questo tipo di direttiva. Quindi capite che a favore della morte delle aziende che sono leader in Europa e anche forse nel mondo della nostra filiera che oggi discutiamo, cosa facciamo? Favoriamo i cinesi. Questo è l'esempio di una attività assolutamente assurda di una nazione come quella in cui viviamo, ma viva Dio, l'Italia lo conoscete voi in questo periodo, penso che cercheremo, per quanto in minoranza, di cambiarla, non so se ce la faremo, ma saremo al vostro fianco.